Sono 9 gol, segna sempre lui Marco Sansovini, ci ripetiamo in ogni partita. Altre volte avevi segnato dei gran gol, oggi hai segnato un gol di rapina. No, io penso che al di là del mio gol siamo stati bravi a stare in partita per tutto l'arco dei 90-95 minuti, non era facile a livello mentale e a livello fisico. Siamo stati bravi a sbloccarla e a tenere duro, anche andare a provare a fare il secondo gol. Diciamo che abbiamo fatto 3 punti molto 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 importanti, perché questo è un campo difficilissimo, sia per il fondo sia per l'ambiente che è molto caldo, e sia anche per la qualità dei giocatori del Giulianova, perché comunque è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. 40 punti in classifica, Notaresco campione d'inverno, capolista, restano gli 8 punti di vantaggio sulla Recanatese. Bagnoni non vuol sentir parlare di traguardi, però a questo punto dire che non si punta alla vittoria del campionato, insomma, ci credono in pochi. Magari il mister non vuole sentire i traguardi del campione d'inverno, perché non conta niente, però certo è normale che adesso siamo su, la salvezza ormai è ovviamente acquisita ed è giusto provare a vincere il campionato, cioè non c'è niente di male a dirlo, con l'umiltà sempre che ci contraddistingue, perché sappiamo di non aver vinto assolutamente niente ancora. 9 gol fino a questo momento, ma ti aspettavi di avere un impatto così positivo con questo campionato duro in un girone molto alto da un punto di vista tecnico? Io sono venuto a Notaresco ovviamente con grandissimo entusiasmo, e quello che di buono sto facendo, la stragrande parte diciamo che è sicuramente merito dello staff, dei miei compagni soprattutto, e della società che ci dà tutto quello che ci serve per fare delle settimane al meglio.